il momento di un caffè con la città e con piacere do il benvenuto a Gennaro Annunziata, presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Napoli. Buongiorno presidente, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Stamattina si celebra la giornata mondiale della sicurezza in rete. Lei presidente, oltre che guidare l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, è anche un esperto di cybersicurezza. Pertanto le chiedo, quale significato ha o dovrebbe avere questa ricorrenza per la nostra città? Beh, Safer Internet Day è una giornata mondiale, quindi riguarda la nostra città ma riguarda tutto il mondo. È stata istituita oltre 20 anni fa, anzi 20 anni fa nel 2004 dalla Commissione Europea. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di parlare ai più giovani, che poi sono quelli che utilizzano di più le nuove tecnologie di internet. Si calcola una media di 7 ore al giorno, tantissimo. Sì. Quindi bisogna ovviamente istruirli su quelli che sono i rischi che la rete comporta, ma soprattutto su quelle che sono le grandi opportunità che la rete può dare. Quindi una comunicazione scevra da allarmismi, ma ovviamente bisogna comunque sottolineare quelli che sono i pericoli che si annidano nella grande rete. Ovviamente questa giornata è anche il punto d'inizio del mese per la sicurezza in rete, che prevede una serie di iniziative che verranno svolte all'interno delle scuole, e quindi anche le scuole di Napoli, da quello che ne so, sono impegnate in questo tipo di comunicazione e di formazione. Ingegnere, è diventato anche motivo di guerra il cyberattacco, cioè certo. Sui fronti di guerra oggi uno dei temi più pericolosi e dibattuti è proprio quello dell'attacco informatico. Assolutamente sì, e diciamo che nessuna delle guerre oggi in campo non prevede anche una parte, anzi la parte forse più importante, talvolta gli attacchi sul terreno sono preceduti da attacchi di natura informatica, proprio per limitare la capacità da parte di chi è attaccato di poter in maniera sollecita difendersi, e prosegue ovviamente anche durante successivamente al primo attacco le iniziative nel campo del cyber, cioè andare a fiaccare, andare a limitare la capacità di potersi attivare, ovviamente è uno degli obiettivi dei cyber attaccanti. Quindi ormai non esiste più una guerra che si combatta soltanto sul terreno, è sempre affiancato, e talvolta la parte più importante è proprio quello cyber. Ingegnere, ci sono ancora molti, specialmente al sud, che hanno la mentalità contadina dei soldi sotto al cuscino perché è il modo più sicuro per tenerli, ma siamo nel terzo millennio. La preoccupazione dei cittadini rispetto agli attacchi informatici, gli acquisti online, le banche, i fondi, eccetera, quanto sono preoccupazioni giustificate? Allora, io sottolineo sempre che non bisogna fare propaganda del terrore, bisogna avere innanzitutto la consapevolezza. Quando si fa formazione su qualsiasi tema, e anche su questo, bisogna innanzitutto dare una corretta informazione, dare gli strumenti per poter riconoscere quelli che sono i rischi sempre più frequenti, e ovviamente non si può fermare il progresso, quindi dobbiamo essere formati per poter utilizzare questi strumenti che sono ormai indispensabili, ineludibili, però avendo il giusto atteggiamento per evitare quelli che sono i rischi sempre più, lo dicevo, numerosi, importanti, e che possono portare delle conseguenze alla nostra tasca. Perché poi ricordiamoci sempre, al di là di quelli che sono gli attacchi della guerra informatica, la maggioranza dei cyber attaccanti vogliono null'altro che, come dire, estorcerci dei soldi, prendere dei soldi dalla nostra tasca. Sono né più né meno uguali ai criminali che ci fanno una rapina in strada, vogliono arrivare ai nostri soldi. Quindi attenzione, non terrorizziamo chi utilizza gli strumenti, soprattutto chi non è un attivo digitale, non deve avere un timore reverenziale rispetto a questi strumenti, no? Un pochettino come quando ci avviciniamo a un cane: se mostriamo di aver paura, se non affrontiamo in maniera corretta, sicuramente siamo soccombenti. Dobbiamo saper riconoscere i pericoli, evitarli e proteggerci da questi attacchi, quello sicuramente.
Ingegnere, c'è però una regola d'oro da seguire perché le truffe oramai sono all'ordine del giorno e veramente se le inventano di tutte, veramente di tutte per come dice lei, arrivare ai nostri soldi. C'è una regola d'oro da rispettare quando, ecco, per difendersi da questi truffatori della rete? La regola aurea è non cliccare sui link che ci arrivano. Sembra banale perché poi sostanzialmente è vero che questa non può essere applicata in maniera massiva e sempre. Però le tecniche di phishing, cioè Si quelle che chiama ci tentano. phishing, giusto? Esattamente, phishing è il termine quantomai appropriato, no? Nel senso che loro vanno a pesca, cercano di pescarci, di tirarci nella loro rete per poi rubarci le Non somme. facciamo la parte del pesce, insomma. Esatto, non facciamo la parte del pesce, è difficile perché, come dicevamo prima, A le Napoli tecniche c'è sono una sempre. frase che è proprio adatta, sei proprio un pesce, no? In questi casi cadi dalla rete proprio. Sì, esatto. Non facciamo i pesci, però è anche vero che, ripeto, bisogna essere sempre più attenti perché le tecniche, sono sempre più sofisticate. Io faccio l'esempio dell'email che a volte arrivano, che sono palesemente scritte in un italiano incerto. E quindi già quello ti dà, come dire, un primo segnale di allarme. Ora, qual è il problema? Con l'intelligenza artificiale sia anche l'attaccante, che non è italiano, che quindi utilizza dei traduttori, può avere una traduzione più sofisticata e più perfetta, anzi perfetta della lingua italiana, per cui anche quelle email che ci arrivano sono sempre meno riconoscibili. Allora bisogna alzare il livello e di base avere diffidenza nei confronti di qualsiasi messaggio, sia SMS oppure di email, in cui ci invitano a cliccare su qualche cosa per accedere, magari, che ne so, al regalo dell'anno, oppure ovviamente molto diffuso ultimamente diciamo, il messaggio in cui un nostro figlio ci dice: ho perso il telefono, però se vuoi contattarmi clicca qui. Da quel momento cadiamo nella loro rete e iniziano a volerci chiedere dei dati, perché questa è la tecnica, si chiama social engineering, cioè loro tentano di prenderci dei dati, pian piano di costruire la nostra identità per poi magari accedere al nostro conto corrente, e quello poi è il loro obiettivo finale. Però È una sì. domanda che mi viene ancora da farle, è una curiosità. Si parla sempre di virus e di antivirus, e ci sono sempre nuovi virus. E non so se è una leggenda metropolitana, ma molti sostengono che i virus li creano proprio le società che fanno antivirus. È la dietrologia che sempre si annida quando si analizzano questi fenomeni. No, in realtà, come dicevo prima, c'è cioè da una parte chi ci vuole attaccare, dall'altra parte chi si difende. Spesso e volentieri quello che è vero è che qualcuno che era prima È diventato un attaccante, business ma rilevante l'antivirus, però. sicuramente un business, ma certamente non è l'unico. C'è tutto, diciamo, un mercato di soluzioni anche per il mondo business, per le aziende, che ovviamente non si limitano soltanto all'antivirus. Quindi l'antivirus, diciamo, che forse è la propaggine che riguarda tutto il mondo consumer, tutti noi consumatori, ma ci sono ben altri, diciamo, Ma è strumenti vero che ci sofisticati e sono costosi. sistemi operativi, più facilmente soggetti e altri meno soggetti? Esempio, Linux oppure iOS di Apple sono più protetti rispetto ad Android, rispetto al PC di derivazione Bill Gates. Ma guardi, sì, è vero in parte, ma è anche vero che poi fondamentalmente quello che può fare la differenza è il mantenere aggiornato quello che si ha, nel senso che è vero che alcuni sistemi operativi sono magari meno esposti, ma è anche vero che altri sistemi operativi possono essere altrettanto protetti. L'importante è mantenerli aggiornati, sia antivirus sia tutti quelli che sono gli aggiornamenti che poi periodicamente vengono rilasciati. Questa forse è la parte più difficile, perché non sempre l'utente è attento a questo tipo di aggiornamenti. Quindi non c'è una regola aurea, non c'è un mondo più protetto o meno protetto, c'è magari minore attenzione e maggiore attenzione ad essere sempre aggiornati. Per salutarla, vogliamo dare un suggerimento specialmente ai più giovani?
quali sono le navigazioni più esposte ai virus? Ma sicuramente le navigazioni più esposte sono quelle che portano in dei siti non afferenti a soggetti riconosciuti. Certo è difficile poter dire a un giovane limitarlo nella sua libertà di movimento all'interno della rete. La rete è libertà, è sinonimo di libertà. Dover spiegare a un giovane di non poter andare in alcuni siti forse lo incentiva piuttosto che demotivarlo. Io credo che sia importante comunque dialogare con i ragazzi, con i più giovani, che spesso e volentieri, devo dire, ne sanno più dei genitori. Questo è un altro dei problemi, perché è ben difficile poter affrontare un discorso con dei figli non essendo padroni della materia. Come faccio a spiegare appunto a mio figlio, se non conosco il web, se non conosco internet, come deve muoversi in rete? E quindi forse il primo problema è quello di formare anche i genitori. La verità sono loro che lo spiegano a noi. Infatti, questo è il problema nella maggioranza dei casi. Quindi la nostra capacità di essere buoni educatori è limitata dal fatto che non conosciamo bene quello il mondo dove vogliamo dare degli insegnamenti. Allora forse la prima cosa che bisogna fare è cercare di conoscerlo questo mondo, di non essere all'esterno, sennò ben difficilmente potremo dare degli insegnamenti anche nei nostri atteggiamenti. Poi dobbiamo essere anche attenti a essere maestri con il nostro comportamento, nel senso che spesso rimproveriamo i figli di utilizzare troppo lo smartphone. Se noi stessi poi siamo cattivi esempi, probabilmente anche la nostra capacità di essere educatori viene limitata. Insomma, dobbiamo essere moderatamente ottimisti o dobbiamo preoccuparci per il cyberterrorismo o attacchi di vario genere alla nostra vita quotidiana? Dobbiamo essere sicuramente attenti a tutti quelli che sono i cambiamenti. Quello dell'intelligenza artificiale, a mio avviso, ad esempio, è uno tsunami che sta arrivando, ne vedremo conseguenze che impatteranno. Non ne abbiamo proprio contezza attualmente, non sappiamo neanche che cos'è fondamentalmente. Esatto, e quindi già non saperlo ci pone poi al repentaglio di subirne le conseguenze in maniera non consapevole. Allora, l'atteggiamento deve essere sempre quello di conoscere gli eventuali pericoli, ma anche e soprattutto sfruttare quelli che sono i benefici, no? Nel senso che avere soltanto un atteggiamento passivo, non sfruttare quelli che sono i grandi vantaggi, significa già non avere colto la portata di questo cambiamento epocale che è già in corso, non è che deve arrivare, è già in corso. Non lo stiamo vivendo, pian piano avrà, come dire, un impatto sulle nostre vite quotidiane. E allora non conoscerlo ovviamente ci mette in condizione di essere passivi e non attivi di fronte a un fenomeno che sarà inesorabile, ma in senso positivo. Io sono sempre ottimista.